grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cura post-sinodale ai giovani, Christus Vivit, Cristo vive. Papa Francesco dice, Cristo vive, Egli è la nostra speranza, è la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che lui mostra diventa giovane, diventa nuovo, riempie di vita. Perciò le prime parole che voi rivolte a ciascun giovane cristiano. Lui vive e ti vuole vivo. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c'è un ricordo che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, vieni all'alimento e ridà la forza e la speranza. A tutti i giovani voglio annunciare tre grandi verità che tutti abbiamo bisogno di ascoltare sempre, più volte. Dio ti ama, non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita, in qualunque circostanza, sei infinitamente amato, Egli ti sosterrà saldamente e allo stesso tempo sentirai e rispetta fino in fondo la tua libertà. Cristo, per amore, ha dato se stesso fino alla fine per salvarti. L'amore del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre complessità. Colui che ci colma della sua grazia, colui che ci libera, colui che ci trasforma, colui che ci guarisce e ci conforta, è qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce infinita. Lo Spirito Santo è Lui che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio. È Lui che mantiene viva questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci agire.
Preghiamo per tutti i giovani. Gesù, tu sei Dio da Dio, luce da luce. Noi lo crediamo, ma i nostri occhi sono incapaci di riconoscere la tua bellezza nelle umili apparenze di cui ti rivesti. Purifico, Signore, i nostri cuori, perché solo ai puri di cuore è permessa la visione di Dio. Aiutaci ad essere tuoi veri discepoli, disposti a perdere ogni giorno la vita per te e il Vangelo. Fa crescere il tuo amore in noi, per essere con te servi dei fratelli e vedere in ogni uomo la luce del tuo volto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Osanna al Figlio di Davide, osanna.
oggetti che furono usati per la condanna e crocifissione di Gesù divennero simbolo di passione e morte di Cristo nella tradizione cristiana e sono chiamati Alma Christi. Pilato non era convinto della condanna e per non macchiarsi le mani dello sangue dello Signore con l'acqua si volse la mano, a così la storia la va a ricordare. Con le corde e la catena l'attaccarono alla colonna e con la frusta cercarono la pelle delle reni allo figlio della Madonna. Lo Nazareno re si proclamava e le soldate parridere ci misero in testa una corona di spini. La Veronica per strada ci stirò lo sudore e per sempre ne resta l'immagine del nostro Signore. Con le chiovere martietro lo inghiovarono la Santa Croce e ci scrivero la condanna alla destra della croce. Con la spugna d'aceto la setaro alle piedi della croce e con i dadi le sovesti si ugano. Ma la Madonna che al cielo vedeva lo suo figlio pineale e come un pugnale si sentiva lo suo cuore appezzato. Vedendo lo soldato capo assicurarsi che era morto, la lancia dello costato ci appezzava e di sangue e acqua ammesando la faccia si ci macchiava e figlio di Dio lo proclamava. Chiude questa processione le sette spade. Sette spade sono i sette dolori della Madonna Addolorata. Per noi del Comitato rappresenta la tradizione che va da più di 120 anni fa. Prima non c'erano tutte queste statue, queste cose. Quindi le sette spade andavano in processione con un semplice tamburino. E c'era veramente una fede come ora. E quindi è con vero piacere che vi presento il nostro simbolo del nostro Comitato.